Nei sabati 9, 16, 23 e 30 dicembre, visite guidate su prenotazione alle ore 20 e alle 21 al Duomo, nella Cappella e al Museo Tesoro di San Gennaro ed anche nell'antica Cappella del Tesoro Vecchio che oggi ospita le spoglie di Santa Restituta. Spazio pure per la musica. Il 17 dicembre alle ore 18:30 si esibirà l'Orchestra Scarlatti ed il giorno di Natale alle ore 20:30 il concerto dei Cantori di Posillipo. Inoltre, giovedì 21 dicembre alle ore 10 il presepe vivente con oltre 100 figuranti a cura dell'Istituto d'Este Caracciolo. Il ricavato di tutto andrà in beneficenza alla Casa di Vetro che si occupa dei ragazzi di Forcella. Ascoltiamo il parroco della Chiesa Cattedrale, Don Vittorio Sommella. Sono aperture straordinarie della Cattedrale, della Cappella del Tesoro, del Museo del Tesoro e della Cappella del Tesoro Vecchio, che per la prima volta viene aperta in maniera così bella, perché purtroppo è aperta solo un pomeriggio alla settimana. Hanno uno scopo queste visite, hanno uno scopo di dare luce alla città, perciò luce di Napoli, ma soprattutto per aprire la cattedrale, queste due grandi realtà che collaborano con noi in sinergia, un'opera di carità, sostenere la Casa di Vetro. La Casa di Vetro è un'istituzione meravigliosa che nasce dall'intuizione di Professor Velardi e che sta per chiudere, perché sono finiti i fondi e dobbiamo sostenerla, perché non solo andranno sette famiglie in mezzo alla strada, ma poi soprattutto perché ci sono 120 bambini che non avranno più un luogo dove essere educati. E sono gli stessi bambini che giocano qui sul sagrato fino a notte fonda e quindi non potevamo chiudere gli occhi. Tra i luoghi da visitare nell'iniziativa Luci di Napoli presenti nel Duomo anche l'antica cappella del Tesoro Vecchio che oggi ospita le spoglie di Santa Restituta ed il battistero più antico d'Occidente, così il priore dell'Arciconfraternita di Santa Restituta de Neri, Luca Iovine. La cappella di Santa Restituta fa parte appunto del progetto che è stato creato da Padre Vittorio Sommella, Luci di Napoli. Quindi anche la nostra cappella, quindi la cappella del Tesoro Vecchio, è all'interno di questo percorso e può essere assolutamente visitata. Abbiamo uno spazio dedicato quindi alla volta della cappella che fu abbellita nel 1576 da Gian Bernardo Lama, e poi ci sono anche altri quadri di scuola Solimene che sono stati ritrovati grazie alla sovrintendenza che nel 2013 ha fatto un'opera di restauro all'interno del stesso della cappella. Santa Restituta che unisce la città di Napoli all'isola d'Ischia. Assolutamente, e per noi è un grande onore. Quindi avere Santa Restituta, che è appunto il patrono di Ischia.